Bergamo batte anche Spoleto 3-1, verrebbe da dire che servizio a Spoleto. Hai centrato l'obiettivo, nel senso che credo che oggi il servizio, in modo particolare il servizio in salto, ma non mi dimentico anche l'ingresso di Longo che ha spezzato la partita, è stato determinante il servizio. E già era successo con Siena, è tanto che ci lavoriamo e finalmente comincia a dare qualche bel risultato. Del resto l'alto livello è contraddistinto da una buona battuta in salto. La sicurezza di Ragazzi, ci tenevo, mi raccomando, come sempre. Il peggior battitore, stiamo parlando del servizio, è arrivato lui. Oh, sei un caso, sì? Pensa? Bellissimo fine anno, speriamo che l'inizio sia migliore. Allora, la sicurezza di questa squadra in questo momento si è vista sotto 0-1, non si sono disuniti, è una reazione davvero grande. Perfetto, abbiamo iniziato la partita un pochettino contratti, sapendo che la posta in palio era grande, importante, ma soprattutto subiamo un po' Spoleto, adesso lo posso dire, non l'ho mai detto ai ragazzi in questi giorni, e facciamo fatica a giocare con loro ci mettono grande determinazione, infatti il primo set credo che ce l'hanno portato via perché avevano più fame addirittura di noi, però siamo stati stupendi perché abbiamo mantenuto calma, tranquillità, serenità, abbiamo cominciato a rigiocare e poi sono venute fuori le qualità sia tecniche che in pratica sì, di cattiveria, di agonismo della mia squadra. C'era un modo migliore per chiudere un anno, no? Guarda, ci speravo a chiuderla così, ci tenevo perché è stato un anno veramente meraviglioso qui a Bergamo. Però via, adesso lo posso dire, sono veramente contento di questa stagione. E visto che siamo al 30, immancabili, gli auguri a tutti i nostri tifosi. Perfetto, voglio augurare un magnifico 2018, visto che abbiamo diverse cosettine da fare insieme, quindi a tutti i nostri tifosi e a tutto il nostro pubblico di Bergamo dell'Olimpia. Buon anno e un gran 2018 con l'Olimpia Pallavolo.